La nostra ricerca artistica fa appello a una pratica innovativa dal punto di vista strutturale e psicofisico, una sorta di coreografia poetica che il corpo riconosce e incorpora nella sua memoria come risultato del fruttuoso dialogo corpo-mente. Attraverso immagini della natura si richiamano alla memoria gesti semplici, evocativi. Il corpo elabora la consegna e la traduce attingendo al suo sapere, al suo patrimonio di segni. Si impara così ad esplorare il gesto, ad ascoltare ciò che lo muove da dentro e a nutrire rispetto per il corpo. In questo dialogo silenzioso, anche il vissuto viene richiamato, perché l'evocazione porta sempre un ricordo che può designare una parte della vita quotidiana, un oggetto, un gesto, un colore, un sapore, un profumo. Questo trasforma grandemente il modo di esprimere la nostra unicità, sia nella vita quotidiana che in scena. Al teatro ero molto agitata di mio perché era la mia prima volta, quindi e anche il tema è molto bello. Le danzatrici e i danzatori del collettivo Diversamente Danzanti sono capaci di stare in scena senza esibizione. Esprimono la gioia pura del danzare, un vero stato di grazia. Pneuma rappresenta un esempio concreto del progetto di movimento centrale, la danza come arte aperta a tutti. Il progetto ha un intento squisitamente culturale e artistico. Oltre all'attività laboratoriale, visitiamo anche mostre, andiamo a teatro, ci lasciamo ispirare dall'arte per nutrire il nostro immaginario e per danzare, così come siamo, la vita.
poi le carte.